Ci sono persone che considerano le relazioni sociali un po' come il gioco degli scacchi. E in un certo senso, un senso un po' cinico forse, hanno ragione. Ogni giorno, interagendo con gli altri, prendiamo delle decisioni su come comportarci, in risposta a comportamenti altrui, o magari anche all'aspettativa di un comportamento che pensiamo si verificherà. In questo senso, ogni giorno attuiamo delle vere e proprie strategie. Scegliamo la nostra mossa in base a quello che pensiamo che il nostro avversario farà. Quindi sì, le relazioni sociali da questo punto di vista assomigliano al gioco degli scacchi. Ovviamente solo se le persone interagiscono in modo razionale, o potremmo dire, se giocano seriamente. Fino agli anni 40 del secolo scorso, però, l'economia non si interessava di strategie. Non si pensava che venditori e compratori nel mercato avessero il peso necessario, ad esempio, per influire sulla scelta del prezzo da pagare per una merce, o sul salario da ricevere in cambio del proprio lavoro. Insomma, l'economia non contemplava ancora uno studio vero e proprio sui processi decisionali nel mercato. Fu solo nel 1944 che due matematici, Oskar Morgenstern e John von Neumann, perdonate la pronuncia terrificante, pubblicarono un'opera rivoluzionaria che avrebbe portato a quella che oggi è conosciuta come teoria dei giochi. I due matematici affermarono infatti che alcuni gruppi ristretti di individui, come i sindacati o le grandi aziende, possono e come influenzare alcuni aspetti del sistema economico e che il loro comportamento va spiegato sulla base di interazioni strategiche. Svilupparono quindi dei modelli di giochi detti a somma zero, ossia tra due partecipanti e in cui se uno vince l'altro perde, e sperarono di poter estendere questo modello a qualsiasi interazione sociale. Questa divenne appunto la teoria dei giochi, che oggi si applica non solo all'economia, ma anche a molti altri campi delle scienze sociali, ad esempio alle tanto studiate relazioni internazionali. I due matematici, infatti, teorizzarono alcuni giochi cooperativi, in cui ogni partecipante poteva scegliere tra varie azioni possibili, ciascuna delle quali contemplava delle conseguenze, e perfino dei premi. I due giocatori avevano la possibilità di incontrarsi per discutere la situazione e per accordarsi su cosa fare. Quest'ultimo aspetto però non è molto realistico. Incontrarsi e discuterne non è veramente sempre possibile nella realtà dei fatti, perché può venire a mancare la volontà di interagire in maniera positiva e cooperativa. Proprio per sopperire a questo, chiamiamolo difetto, della teoria, nei primi anni 50 un giovane genietto della matematica di nome John Nash prese quello che Morgenstern e von Neumann avevano elaborato e lo ampliò, per includere quei giochi in cui i partecipanti non hanno occasione o non vogliono comunicare né collaborare. Nella teoria di Nash, infatti, cooperare non è più così scontato, e anzi succede solamente se ogni giocatore lo considera il modo per massimizzare le proprie possibilità di successo. Inoltre, per Nash, esiste una situazione di equilibrio, ossia quel momento in cui nessun giocatore vuole cambiare il proprio comportamento. E dunque, come scrisse lui, la strategia di ogni giocatore è ottimale contro quelle degli altri. Questo punto di equilibrio oggi in economia si definisce proprio equilibrio di Nash, e con esso il matematico sostanzialmente voleva indicare che, anche in una condizione di diffidenza reciproca, il caos non è inevitabile, ed è possibile la stabilità. Durante la Guerra Fredda, come era immaginabile, le idee di Nash spiccarono il volo. Il successo che la teoria dei giochi riscosse fu dovuto in larga parte proprio all'utilizzo che ne fece la Rand Corporation, ossia un think tank americano fondato nel 1948 e incaricato di mettere la scienza al servizio della sicurezza del paese. I suoi esperti, economisti e matematici vari, utilizzarono la teoria dei giochi per analizzare i delicati eventi di quegli anni e prevedere i potenziali comportamenti dell'Unione Sovietica in risposta a quelli statunitensi, in relazione ovviamente alla minaccia nucleare. Nel 1950 idearono un gioco non cooperativo, dal nome So Long Sucker. Il gioco si basava sulla formazione di coalizioni tra i giocatori, ma per vincere i partecipanti erano costretti a tradire i propri alleati. Divenne perfino un gioco da tavola per famiglie, anche se si dice che spesso, dopo aver giocato, moglie e mariti tornassero a casa in taxi separati. Negli anni, la salute mentale di John Nash, affetto da schizofrenia, peggiorò sempre di più. Bullizzato fin dai tempi della scuola per via della sua difficoltà nel relazionarsi, è curioso che sia poi diventato vincitore del premio Nobel proprio per il suo studio sulle strategie tra giocatori, che altro non sono se non relazioni tra individui o gruppi di individui. Quando era piccolo, pochi avevano riconosciuto la sua genialità. Sicuramente il suo mentore, che lo introdusse all'Università di Princeton scrivendo una sola riga nella sua lettera di raccomandazione. Quest'uomo è un genio. Nel 2001 è uscito un film diventato poi molto famoso, dal titolo A Beautiful Mind, in cui l'attore neozelandese Russell Crowe interpreta proprio John Nash.
Ad oggi, uno dei giochi più famosi di sempre è il cosiddetto Dilemma del prigioniero. Venne ideato nel 1950 da Melvin Drescher e Merrill Flood, mi scuso come sempre per la pronuncia dei nomi terrificante, che si basarono sulle idee di Nash. Nel Dilemma del prigioniero i giocatori sono due criminali che sono stati appena catturati dalla polizia. Vengono tenuti separati durante l'interrogatorio e gli vengono comunicate le loro possibili scelte. Le scelte di ognuno, combinandosi con quelle dell'altro, danno vita a risultati più o meno ottimali, che hanno a che vedere con il loro futuro, ossia con quanto tempo passeranno dietro le sbarre. Ma lascia che ti mostri con un esempio in cosa consiste il dilemma che ciascun prigioniero deve affrontare. Come vedi, abbiamo due criminali, ognuno con due scelte diverse, tradire o rimanere in silenzio. E nessuno dei due sa cosa farà l'altro, perché sono stati messi in stanze separate. La polizia gli assicura che se testimonieranno l'uno contro l'altro, dunque se si tradiranno a vicenda, si faranno 3 anni di carcere. Invece, se nessuno dei due testimonierà, si faranno 6 mesi. Quindi, fino a qui vuol dire che sarebbe meglio se entrambi si stessero zitti, perché 6 mesi in gattabuia sono sicuramente meglio di 3 anni. Ma, ed è qua che arriva il bello, entrambi preferirebbero non starci neanche un secondo in carcere. E il punto, infatti, in questo gioco è proprio che se uno testimonia mentre l'altro rimane in silenzio, chi ha parlato sarà liberato, mentre chi è rimasto in silenzio si prenderà la sentenza più lunga di tutte, 10 anni. Quindi è qui che risiede il dilemma per entrambi i prigionieri. Tradisco o non tradisco il mio compagno di crimini? Solo tradendo, infatti, si ha la possibilità di essere liberato. Proprio per questo motivo, nel dilemma del prigioniero, l'equilibrio di Nash sta nel tradire. Infatti, prova ad immedesimarti in un prigioniero. Prendiamo ad esempio lui. Non può sapere cosa farà l'altro, però pensa, se tradisco e lui fa lo stesso, mi becco 3 anni, che è tantino, ma almeno non sono 10. E mi conviene tradire, perché se poi alla fine l'altro tiene la bocca chiusa, potrei addirittura essere liberato. Il problema è appunto il fatto che l'altro sta pensando esattamente la stessa cosa. E quindi alla fine, dice Nash, entrambi verranno sbattuti in gattabuia per 3 anni, quando starsene zitti e prendersi 6 mesi sarebbe stato sicuramente meglio. Per testare il gioco, i suoi due ideatori chiesero a dei colleghi di provarlo. Non gli fecero commettere dei crimini, ovviamente, ma gli crearono una situazione per cui ciascun partecipante poteva scegliere se fidarsi dell'altro oppure tradirlo. Li fecero giocare per ben 100 volte, e la ripetizione del gioco offrì ai giocatori la possibilità di premiare o punire il comportamento precedente dell'avversario. Alla fine, Drescher e Flood contarono che il tradimento, ossia quello che Nash prevedeva, era stato scelto in realtà solo 14 volte, mentre per ben 68 volte i giocatori avevano deciso di cooperare. I due allora arrivarono alla conclusione che le persone sono in grado di imparare a scegliere la strategia che massimizza effettivamente il loro beneficio. Secondo Nash, invece, il loro esperimento non era riuscito, perché aveva alterato il gioco, permettendo l'interazione tra i partecipanti, e dunque, secondo lui, l'unico vero risultato rimaneva il tradimento. Durante la Guerra Fredda, l'idea di utilizzare il dilemma del prigioniero nella sua versione ripetitiva venne accolta con molto favore. Anzi, questa versione prese il nome del gioco della guerra e della pace. Venne utilizzata proprio per testare quale potesse essere la migliore strategia statunitense nei confronti dell'Unione Sovietica. Entrambe le parti di quel conflitto bipolare, infatti, continuavano a sfornare armi balistiche intercontinentali. E da entrambe le parti si rifletteva sull'opportunità di continuare a impiegare enormi somme di denaro per svilupparle. In pratica, la teoria dei giochi di Nash, nel caso della Guerra Fredda, suggeriva che l'incentivo per entrambe le parti era di spendere denaro per continuare a produrre armi nucleari. In economia, la teoria dei giochi di Nash ha trovato molte applicazioni. Ad esempio, può essere applicata per risolvere quelle situazioni in cui i mercati finanziari non possono sapere per certo come agirà la banca centrale riguardo l'inflazione, ossia quando e se aumenterà o diminuirà i tassi. Le aziende devono poter valutare il rischio in cui incorrono, e grazie alla teoria di Nash, sviluppata poi da altri economisti come l'ungherese John Arzani, possono trovare il loro punto di equilibrio pur trovandosi in una situazione di incertezza. Al tempo della Guerra Fredda, quando chiunque avrebbe pagato oro per sapere cosa aveva in mente l'avversario e quale fosse la mossa migliore da fare, le idee di Nash si dimostrarono uno strumento prezioso per provare a trovare certezze in anni in cui di certezze ce n'erano ben poche. Come sempre, se il video ti è piaciuto, sarebbe fantastico se lo supportassi con un like e iscrivendoti al canale. Io ti auguro un buon weekend e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!